Sì, sì, è sì. Che, anche perché fa caldo. Sì, anche perché se c'ho questo aspetta, poi... Aspetta, ti porto via. No, no, bello, così, no, guarda. No, no, dai, se stai ti metto più comoda, va? Dai, grazie. Al nostro Gino, al nostro Gino. Grazie mille. Allora, Nancy, so che tu sei a teatro, per cui... Tra poco, no? So sì, che abbiamo sono venuta proprio... E adesso vado... Dove vai? Adesso alle 17. Vado al Quirino, alla commedia. Alla commedia, se il tempo fosse... Sì, se il tempo fosse un gambero. Senti a me come sto messa. A che servono gli uomini, appunto. Sì, no, se il tempo fosse un gambero, perché siccome Yaya Piastri è la stessa che ha scritto A che servono gli uomini e Se il tempo fosse un gambero, e io adesso avevo fatto un po' di confusione in tutta questa cosa di Natali... Di Befane. Ecco qua, abbiamo una locandina, abbiamo una locandina. Eccoci. Allora, Nancy, intanto voglio mandare però un filmato che riguarda la tua carriera. Curiosa. Sarebbe averlo, poi adesso... Sei soddisfatta di tutto quello che hai fatto? Sì, beh, no, io sono una straperfezionista, sono ambiziosa per il lavoro, per cui non è mai abbastanza, però sì, insomma, ce l'ho messa tutta e tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre mettendoci tutta me stessa, per cui di quello che ho fatto sono contenta. Parliamo di questo lavoro che è bello e importante, A che servono gli uomini. A che servono gli uomini? Come hai detto tu, è stata scritta una commedia scritta da Yaya. Da Yaya Piastri, sì. Le musiche sono di Giorgio Gaber e abbiamo un cast fantastico di attori tutti bravissimi, bravi, divertenti, simpatici, con dei tempi pazzeschi, e abbiamo la regia di un premio Oscar, perché Lina Wertmüller... sì, direi grande che questo Lina. È un applauso che si può fare, grazie. Sì, grande Lina. E Lina ha dato questa impostazione, soprattutto di recitazione. Fa molto ridere la commedia, per cui insomma è proprio un regalo per il pubblico, una cosa per il pubblico, un po' come fai tu, sì. Che lavori per il pubblico. Sì, noi lavoriamo tutti per il pubblico. Perché... Beh, no, tutti no. Ci sono quelli che hanno un po' di... No, noi certamente no. No, no, questa roba proprio, qua. No. Senti, amore, domani è Befana. Allora, Befana. Se tu fossi non Nancy Brilli, l'attrice famosa, e fossi una bambina di 5 anni, che cosa chiederesti? Che cosa chiederei? Chiederei. Dico una cosa banale, ma chiederei una notte di sonno intera. Io mi sveglio alle 4 di mattina. Una cosa. E non lo so. Beh, io alle 5. Eh? Ah, vedi, però... Sono sveglia alle 5. Io sono sveglia alle 5. Sono sveglia alle 5. Sono sveglia alle 5. Sono sveglia alle 5. Le bionde si svegliano presto. Com'è? No, io so perché. Tu perché? Io non lo so, perché alle 4 apro gli occhi e lì finisce Cominci la questione. Cominci a pensare. Più che cominciare a pensare, comincio a leggere, perché devo scongiurarla la cosa del pensiero, perché se inizi a pensare poi ti arrovelli, poi il pensiero non diventa mai proprio particolarmente allegro, diventa allora io non ci voglio stare quella roba là e quindi leggo. E non ti riaddormenti dopo? No. Difficile, difficile. Poi adesso i cuccioli, ho i cagnolini, la mia Margot ha fatto due cuccioline per cui c'hai il tuo bel da fare. Oh mamma mia. Io comincio a pulire casa. Veramente, alle 5. Sì, sì. No,
Una volta passavo l'aspirapolvere e no, mi quell'ora rilassava. Non me menano. Però infatti no, mi hanno tirato qualche accidente dal piano di sotto. Tu desideri una dormire fino alle 8? Proprio no. una notte di riposo, di quello che ti metti lì, fai quella roba là. Mi è successo soltanto una volta nella mia vita di dormire così ed ero incinta. In quel periodo lì dormivo una pacchia, una cosa meravigliosa. E poi mai più, del prima del dopo, non so perché. Vabbè, insomma, poi diventa un bioritmo, no? Diventa quasi la normalità dormire, purtroppo sì, però che devi fare? Fai altre cose. Allora, abbiamo parlato di Lina Wertmüller, abbiamo un videomessaggio della nostra amata, adorata, grande, grandissima Lina Wertmüller! Buonasera a tutti, un bacio a quelle belle bionde di Mara e Nancy. Felice che questa commedia abbia fatto il tutto esaurito al Quirino. Nancy Brilli bravissima, un cast bravo, ma Fioretta Mari offre un'interpretazione davvero eccezionale. Un saluto, un bacio. Fioretta è molto divertente. Grazie Lina Wertmüller per questo videomessaggio e ancora complimenti, perché Lina Wertmüller ha avuto i bambini adorati. Ciao bambini! Adesso vengo lì e cantiamo, adesso vengo lì perché io mi diverto in mezzo a loro oggi da morire. Bene. Vediamo il momento dell'Oscar, 27 ottobre scorso, Oscar a Lina Wertmüller. Io ringrazio tutti. Lina wants to thank everybody. Ringrazio Sofia prima di tutto perché. First of all, Sofia, our numero uno. E dedico questo Oscar. And Lina wants to dedicate the Oscar. Che si dovrebbe chiamare con un nome femminile per essere. Because, but she would like to change the name Oscar to a feminine name. È una cosa gravissima che si chiami Oscar, si dovrebbe chiamare Anna. So. She would like to call it Anna rather than Oscar. Volevamo far vedere anche questo momento. È un fenomeno. Senti, fino a quando rimarrai a Roma? Pochissimo, fino a dopodomani, poi partiamo, siamo in tournée in tutta Italia, staremo 3 mesi, per cui c'è tanto da fare. Chicco parte, ritorna a Londra a studiare, mamma mia! Ma quanti anni ha Chicco? Quest'anno ne compie 20. 20 anni. 20 anni, è un bambino del 2000, per cui... Piccolo così. 2020 ne compie, con lui si fa contoparo e mi fa così impressione che ne compia 20, mamma, bello. Poi sei sola? Sono sola? Nel senso che Chicco non è più a casa con te? Sì, no, non starò a casa neanche io. Tu poi che sei mammona, perché io ti ho visto come sei. Mamma italiana, proprio sì, senza speranza. Vabbè, ma tanto sei in giro con il teatro. Ricordare Fioretta Mari, che ne parlava Lina. Fioretta è una grandissima attrice, è una mia amica. Buon anno, Fioretta. Fioretta è una maestra, una capace di farti ridere anche soltanto aprendo un borsellino o facendo un dopo il terzo ridi che ti sei piegato per terra. Per cui è veramente una maestra della comicità. Ma poi c'è tutto il cast di giovani, bravi attori e siamo proprio affiatati, allegri, divertiti. Buon lavoro, allora. Nancy Brilli, che deve andare a teatro al Quirino adesso. Ciao a tutti, ciao, sto andando. Grazie. Grazie. Buon anno, tesoro. Buon anno a voi, buon anno a tutti.